anticipazioni uomini e donne, arriva una grande novità nel programma, ecco quale. Arriva una notizia, che non farà sicuramente piacere ai telespettatori del dating show. Tina Cipollari, la storica opinionista di Uomini e Donne, ha deciso di dare una svolta alla sua vita voltando pagina. Dopo la clamorosa separazione dall'ormai ex marito Chicco Nalli, conosciuto al dating show circa 20 anni fa, la vamp diventerà a tutti gli effetti una nuova cronista. Una novità, che sicuramente creerà diverse polemiche da parte del pubblico che, nello stesso tempo, è già curioso di conoscere il nuovo percorso della Frusinate. Tina Cipollari è tornata single e Maria De Filippi l'ha proposta come nuova cronista. L'annuncio è arrivato la scorsa settimana, durante la messa in onda della puntata del venerdì. In quell'occasione la donna ha spiegato a tutti di accettare dei corteggiatori dai 50 agli 80 anni. Successivamente Maria De Filippi ha dichiarato in trasmissione, dopo aver sottolineato che Tina è tornata single, che chi vorrà venire nel programma a corteggiarla sarà accettato ben volentieri. La acerrima nemica di Gemma Galgani avrebbe già un accanito spasimante, che fa parte del trono vero. Si tratta del prorompente signor Domenico che, da diverse settimane, rincorre l'opinionista in studio per strapparle un bacio e degli abbracci. Ovviamente la diretta interessata ha fatto intendere alla conduttrice di essere onorata del corteggiamento del cavaliere. Ma lei cerca ben altro. La 52enne di Cardese è di nuovo nobile da alcuni mesi. Lei stessa lo ha comunicato al parterre senior spiazzando completamente la moglie di Maurizio Costanzo. La crisi con l'Ayers Stylist durava da diverso tempo, quindi per il bene dei tre figli adolescenti, hanno deciso di separarsi. Ecco come fare per andare a corteggiare la vampa Uomini e Donne. Tanti anni fa, Tina Cipollari, prima di ricoprire il ruolo d'opinionista, ha ricoperto anche il ruolo di corteggiatrice e successivamente si è seduta sul trono. Ovviamente i fan del dating show si sono chiesti in che modo avverrà questa nuova avventura della Frusinate. Tutti gli uomini, che avranno intenzione di corteggiarla, devono recarsi sul sito ufficiale di Uomini e Donne e compilare i dati su un forum dedicato. Maria De Filippi ha annunciato che chiunque scriva alla redazione non ha bisogno di effettuare un casting, tutti andranno direttamente in puntata. Sicuramente se ne vedranno delle belle. Per scoprire altre informazioni e curiosità sulla trasmissione Mediaset, continuate a seguire il sito Blasting News.